Why wait to say at least I did it my way. Buongiorno, buongiorno con una meravigliosa colazione. Questo buonissimo pancake di cui vi ho fatto il video e vi carico la ricetta sul mio secondo canale. Come al solito, dopo aver visto questo vlog, volate sul mio secondo canale dove vi faccio tante ricette buone e sane. E infatti troverete anche questa qua. È meraviglioso. E poi mi sono fatta, beh, questo qua, i fiori sono finti, servono per fare scena. E poi torna il mitico chocotea, ragazzi, adoro, che ho comprato sui siti perché nei negozi non lo trovo mai. Ed è buonissimo, top, 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 non vedo l'ora di berlo. Madò, ragazzi, ma sto pancake è troppo buono. Ed è una meravigliosa giornata così, una meravigliosa colazione. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo vlog. Oggi mi sento molto military girl, ragazza militare, mi sento molto ragazza militare. Cioè questa qua che la conoscete è quella dell'Adidas, ormai siamo inseparabili. Poi questa canotta tagliata, perché voi non sapete, vi svelo un segreto. Praticamente quando le canotte sono troppo lunghe, tipo questa qua era una di quelle canotte semplici, arrivava tipo fine qua, era scomodissima, allora la tagli, l'ho tagliata normalmente con la fave, poi si fa sto bordino, non si vede neanche che è tagliata, guardate, e le uso per la palestra così perché è troppo lunga, comunque sono ingombranti e danno fastidio. Poi questo leggings stupendo, ragazze, che a breve farò un video perché ho intenzione di tornare di nuovo oggi a fare un po' di shopping. Oggi voglio fare tanto shopping con mia sorella, e perché nei giorni passati sono stata da Tezenis, ho preso questo leggings troppo troppo carino, questo è il nuovo piercing, troppo troppo bello. Comunque e praticamente ho detto vabbè, dato che ci volevo tornare perché questo l'ho preso tipo a volo, ma c'erano tante tante cose belle, ho detto oggi ci ritorno da Tezenis, voglio spendere tanti tanti soldi, quindi vi avviso, sarà un video haul, farò un video haul settimana prossima proprio enorme, big. E però questo qua l'ho preso a volo perché mi piaceva tanto, sotto le Converse, sempre che non sono le mie, ma ringrazio moltissimo perché le adoro, siamo inseparabili. E quindi questi leggings che adoro, e poi farò vedere, magari comprerò tantissime cose, già lo so, spenderò tanti soldi oggi. E sì, comunque è bellissimo. E guardate, mi fanno male tutte le gambe, guardate i miei quadricipiti, guardate, si vedono, vabbè non ci fate caso, ma non si vede un cavolo perché sono così secca. Comunque ragazze, dai un po' però si vedono, ho fatto un po' le gambe. Comunque ragazze, 2 giorni fa ho fatto gambe e mi fanno ancora male le gambe, e oggi devo fare di nuovo gambe e non so come farò, morirò tipo in palestra, ok? Praticamente ho iniziato una nuova scheda che è super pesantissima, è veramente pesantissima e interminabile. Praticamente mi rimangono i dolori alle gambe e ai glutei per tantissimo tempo, ma ciò vuol dire che funziona. Comunque adoro i cappucci, sono troppo troppo belli. E devo prepararmi il pranzo, devo mangiare, devo poi andare ad allenarmi, poi devo andare a fare shopping e devo spendere tanti soldi. E stasera si esce, vado al sushi penso, poi vedrò, vi farò vedere, vi porterò con me. Nel frattempo ragazze, ieri avete visto il video che è andato online ieri sul canale, quello là della challenge delle canzoni, madò, epico veramente, io stavo morendo tipo in quel video. E fatemi sapere se l'avete visto, se vi è piaciuto, se non l'avete visto andate subito a vederlo perché veramente vi sbellicate dalle risate. Paquito mi ha portato alle analisi, sto muren, quanto mi resta da vivere? Sto benissimo. Oh, allora, colesterolo HDL, mi ha colpito questo dato. Colesterolo 99. Buono. Altissimo. Altissimo, arrivo fino ai 60. E lo sai perché, secondo me, papà? Perché io mangio assai salmone, che è ricco di omega 3. LDL 132, fa scendere il colesterolo. Sto a posto. Ma gente, signorino, ma come si fa? Scusa, ditemi i segreti di mia vita. Che mogliete da me, ce l'hai. Io lo so che si mangia, mangiatevi le stesse cose. Devi fare la dieta come faccio io e la palestra, sai pure la palestra, ma va a scendere il colesterolo.
Ma come stai sportivo, per un guagnoncino, eh? Bellissimo. Comunque nell'altro vlog tutti quanti hanno richiesto le ricette di Paquito. Comunque mi vado a fare il corso di arte bianca. Che arte bianca? Vi metto le foto, vi faccio vedere. Ma vogliamo fare qualche video, che vuoi fare? Sì, il primo marzo vado a fare il corso di arte bianca. Ecco, ma parte. Ma dico, che video vuoi fare sul nostro secondo canale? Quello che voglio. Richiedeteci ragazzi nei commenti. Chiedeteci ricette napoletane. Vi propongo io qualcosa, i taralli, quelli con le mandorle, che lui sa fare benissimo. I tortini a cioccolato dal cuore caldo, che lui sa fare benissimo. Poi i taralli però all'olio, Quindi io sai che farei con l'olio. Io farei una cosa proprio sgarro proprio massimo, le pizzette fritte quelle là col pomodoro tipo montanaro. No, sono buona. Mamma fa. Se le voglio. Così ci sale un po' il colesterolo, è troppo basso. Chiedeteci qualcosa. Nei commenti, eh? Chiedeteci qualcosa e ve lo preparo. Mettete like. Pollice in su. Seguiranno le foto del corso di arte bianca. La semplicità in un piatto, farfalle con pepe, salsa di pomodoro, pepe, ho messo a crudo quest'olio qua. Al tartufo che è troppo buono, però è finito, ne voglio comprare un altro. Dove si compra? Lo compra in Puglia. Voglio un chilo di quest'olio, è troppo buono. E gnam gnam, adesso mangio la semplicità, bontà, buono buono buono. E yummy, e dopo faccio il pollo. E tu? Sempre prima linea quando si mangia. Secondo semplicissimo, pollo con sale rosa, pepe, spinaci. Con sale rosa e poi ci metto questa qua, la paprika forte, che è la mia fissa. Praticamente faccio un po' con la paprika, metto ovunque perché l'adoro, è troppo buona. E un po' col curry, che io devo fare sempre vari gusti. Questo qua col curry. Ecco, guardate, adesso vi insegno a fare il pollo al curry. Aprire il curry e versarlo sul pollo. Così abbiamo il pollo speziato e le spezie fanno tanto bene, vero mamma? Buon appetito. Ah, e la salsa di soia sopra. Un po' di salsa di soia sopra. Buonissimo, per dare ancora più sapore. Mi piacciono i sapori forti. Mamma, guarda, è un pollo. Poi. Ma come è dispettosa, mamma. La mia piccolina dov'è? Dov'è la mia piccolina? Sempre sul divano. Non ci fate caso perché questi cuscini, alcuni sono senza le federe, perché le ho lavate. Per una certa persona le ha sporcati. È vero? Titina, che ti è Titina? Lei praticamente, ragazze, io penso che sia in calore, anche perciò è successo il fatto del cane. Poi praticamente c'ha la cosettina, insomma la farfallina, grande grande, vero mamma mia, com'è grande, enorme, vero? Però non perde sangue, nulla, però è grande grande, e vuole un sacco di coccole, tutti i cani la vorrebbero ingroppare, insomma. Mamma mia, stronzina, stronzina. Ma poi sono tutti enormi i cani che scegli a mamma, poi ti fai male, tu sei piccola. Ah mammina, comunque guardate com'è facile, c'è stato di farsi accarezzare, stesso che sta in calore. Comunque praticamente ragazzi, mi metto paura, la vorrei fare sterilizzare, però ho troppa paura perché è piccolina, l'intervento, mi metto troppa paura, però sì, la vorrei far sterilizzare. Questo amore, comunque sangue non perde, cioè è enorme, penso che sia in calore. Madonna, mamma mia, che sei in calore! Sei in calore! Cagna in calore sei tu! Mamma mia! E poi se la lecca sempre. Voi che mi consigliate? C'è un cane così piccolo, conviene farlo sterilizzare? È pericoloso, non so neanche io. Amorina, mamma vuole solo il tuo bene. E se la lecca. Ragazzi, nella mia nuova dieta il mio PT mi ha messo la crema di riso per bambini. Ho trovato questa qua, è biologica. Oddio. No vabbè. Tutta la gente che vede pensa che ho avuto un bambino. Solo questo ci vuole. Hai avuto un bambino, non ce l'hai detto! Crema di riso per bimbi. Nell'indecisione ho preso sia quella a ciliegie che quella ad albicocca di marmellata bio senza zucchero rigoni.
poi vabbè, il salmone, un po' di pesce, sedano, che è super detox, tutte lo snobate, ma è buonissimo. Ci faccio tante cose, finocchi, due pacchi, e l'ananas, ho preso il mango, le arance, poi farò vedere i fosco, che sono? Tamponi? No, l'amore. Questa è una cosa che io compro sempre. Nocciole in granella. Pure sono buone, alla fine è tutto frutto, quindi sono comunque frutta e verdura, sono detox. Cercando anche dei cereali di mais, ragazzi, ma aiutatemi, li trovo tutti con lo zucchero. Io li voglio ovviamente solo cereali, che tipo di caffè? Cioccolato, cacao, frutti, cereali di mais normali non ci sono? Oh my god, aiutatemi. Fare questa pasta di riso integrale, l'ho provata prima, vi farò sapere. La nuova moda è questa. Camminare con un calzino Puma e un calzino Nike, e questo è tutto scambiato. Guardate, sì, questo è bianco, questo è scambiato, poi Puma, Nike e scarpe Adidas. Oh. Non vi ho mai detto di me, è questa, che mi sono arresa da appaiare, come si dice, i calzini, e oramai li metto sempre spaiati. Un sacco di cose carine da Te Zenis. Solo io posso spendere 200 euro da Te Zenis. Nancy, che ne pensi? Nancy? 200 euro da Te Zenis, solo io. Non ho mai speso così tanti soldi in un negozio di roba. Ho trovato un sacco di cose carine, davvero. Caso poi faccio il video haul. Che cose carinissime, sia sportive, intimo. Ne avevo bisogno proprio, ragazze. Vabbè ragazze, da Zara, borsetta banana. Se si è mangiata la banana. Ma chi scenderebbe mai con una borsetta così? Oh my god. Ma è bella, dai. Nancy, ti piace questa borsetta? Che ne pensi? Non come se ci la di lastipare. Anche Nancy ha speso ai grandi magazzini. Sai una cosa che venite tutti ai grandi magazzini a comprare tante cose. Ah, oh my god, quanti soldi abbiamo speso, tanti tanti. Ho fatto parte alta, appena finito, adesso non vado a fare la doccia, mi devo preparare, ma no. C'è anche tutta la panna. Vediamo se ha il cuore caldo. Sì, wow. Insomma, non è... sì, sì. Mamma mia, com'è caldo, scarquaroso. Ragazze, tornata a casa. Come avete visto, mi sono fatta i boccoli quando stavo in palestra, che poi alla fine si sono anche tutti scesi, scombinati. Però anche così mossi i capelli, insomma, non mi dispiacciono. Passata una bellissima serata, veramente, veramente bella, in compagnia dei miei amici, e vi voglio far vedere l'outfit che indossavo, in particolare la gonna, perché già so che mi chiederete. Allora, praticamente questa gonna è troppo bella, cioè almeno a me piace tantissimo, ed è di finta pelle, troppo troppo bella, ragazzi, la adoro. L'ho comprata da Zara poco tempo fa, quindi la dovreste trovare. Mi chiedete sempre le cose che indosso, quindi quando mi ricordo ve le faccio vedere. L'ho pagata, non mi ricordo quanto l'ho pagata, comunque non tantissimo, l'ho comprata proprio pochissimo tempo fa coi saldi, quindi infatti vorremmo fare sempre video a Julio e mia sorella, ma non so quando avremo il tempo. Comunque l'avete vista indossata, è molto molto carina. Qua è tipo tagliata, semplicemente sembra tipo tagliata da me, ma no, era proprio così, molto molto carina. E poi invece questi qua, anche mi chiedete sempre, questi stivali fatti così sono alti, sempre di finta pelle, arrivano sul ginocchio. Io adoro questi stivali alti sul ginocchio, sono troppo troppo belli. E però non ricordo assolutamente dove l'ho comprati, ma ce l'ho proprio veramente, secondo me, da boh, forse 5-6 anni, però sono bellissimi,
Madonna, io comprei tutti i stivali così sul ginocchio, lo adoro troppo con le minigonne. Fatemi sapere voi se trovate questi tipi di stivali così alti, perché non si trovano mai. Se sì, quale marca, eccetera, sono troppo belli. Volevo spendere veramente 10 secondi per ringraziarvi infinitamente per tutti i bellissimi commenti che mi avete lasciato sotto l'altro vlog, veramente che è stato super emozionante, e ho letto tutti i vostri commenti, veramente voglio un grande grande bene, davvero, cioè veramente per me siete come una seconda famiglia, e tutti i vostri commenti di affetto veramente mi riempiono il cuore di gioia, non so, vi abbraccerei proprio uno ad uno, vi voglio troppo troppo bene, perché voi mi volete bene, io lo sento dai vostri commenti, quindi oddio, la voce che si emoziona, quindi niente, vi volevo ringraziare. E momento musicale stasera, anzi stanotte, perché è notte, adesso devo montare il vlog, lo mando online, e perché così domani sapete che alle 14 più o meno, 13.30, 14 pubblico sempre un nuovo video, o su questo canale o sul mio secondo canale. E momento musicale con questa oggi, che aspetta, devo fare prima una, aspettate, ops. Devo fare prima una premessa, è dedicata a un mio amico che, dato che ormai tutti si fanno i fatti miei, guardano i miei video, e anche lui molto probabilmente guarderà questo video, te la dedico, tu sai che è dedicata a te. No vabbè, epico. Le lavo fa l'amore. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola di età, grande di Donangelo. Non sa ancora, nemmeno nome, ma che ci importa del nome, ma dai. La mia te sento già epico, tannambura, quell'aria da bambina che tu hai. Non posso che aspettare, o tempo passa e tu cosa fai? Questa è dedicata a tutti i milanesi. Ora polentoni, sai, guarda lo sto video, terrore, avete ragione, io sono terrorista, ma biscio ma la gamma fai, faccio proprio neo melodica, ma sta bocca nazionale, dai, ci che sono pagliacci, ci vota tutto il guaglione. Tu 15 anni, ma sei già donna, anche se piccola di età, non senza ancora nemmeno nome, ma ti sento già follia da lucida, non ho bevuto perché io sono astemia, non bevo e non mi drogo, mi sveglio già così, cioè naturale, mi sveglio e sono drogata, quindi buonanotte, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video, ma anche soltanto se vi faccio pena o mi volete bene, io vi voglio tanto bene, ciao. Ma fatta una che tu hai, non posso che aspettare.